Buongiorno a tutti ragazzi, benvenuti in questo nuovo video. Oggi ci troviamo alla Gymbro 93, palestra di Vada, in compagnia di Matteo Toninelli, mio carissimo amico, atleta di Strongman che si sta preparando per una importantissima gara che avrà tra qualche settimana. Sono Matteo Toninelli, ho 22 anni e mi sto allenando da un po' di anni, insomma 2 anni e mezzo in questa disciplina. È da poco che hai iniziato? Sì, non è tanto. Okay. E sto preparando questa gara che si terrà fra qualche settimana e dove andremo a cercare di colpire questi 400 kg di stacco. Detengo il record italiano di stacco da terra di 370 kg. 370 kg fatti un anno fa e quest'anno vorresti fare provare a fare 400 kg. Nella stessa giornata ci sarà la competizione di Apollo Naxel, che sarebbe quella prova che dove si andrà a spingere il bilanciere sopra la testa e che è un bilanciere diverso da quello classico. Sì. Un bilanciere da 50 mm che ha i dischi, la particolarità che ha i dischi bloccati in modo tale che i cuscinetti del bilanciere classico non girano, quindi rende la girata e il portare al petto questo attrezzo molto più difficile rispetto al bilanciere normale olimpionico. Sì. Okay. E quanto pensi di fare come massimale di Apollo, come previsione alla gara? Allora, di push press, che è un esercizio diciamo simile, però si parte dal rack, ho 170 kg di spinta. Girandolo da terra di solito si tende a fare un po' meno perché appunto nella fase di girata ci si stanca un po', ma io punto sui 160-165. Che sarebbe italiano, sì. Io che sono un ex atleta di Strongman, ai tempi che facevo le competizioni, quando pesavo intorno ai 96 kg, avevo fatto come massimale di press col bilanciere, comunque con la spinta delle gambe, 130. Per me era tantissimo, lui fa molto molto di più. E comunque lui è un atleta di una certa stazza. Quanto sei alto, Matteo? 2 metri. 2 metri? Sì. Hai detto pesi? 125. 125 kg. Quindi in giro se ne vede poche persone così e considerate che è comunque sempre molto giovane, quindi ha sempre modo, secondo me, di crescere tanto nei prossimi anni. Quindi ragazzi, oggi dobbiamo arrivare a fare un 2x2 a 330 kg. 2x2 a 330 kg, siamo sempre in fase di riscaldamento. Come potete vedere, il bilanciere pesa 20 kg il bilanciere. Qui abbiamo 25, 25, 25, 25. Questi sono dischi gommati, questi sono di metallo, ma sono da 25. Quindi abbiamo 220 kg totali. Adesso Matteo andrà a riscaldarsi, però ci tengo prima a fare una precisazione. Allora, qual è la differenza tra strongman, powerlifting e bodybuilding? Che nello strongman è consentito l'utilizzo delle fascine che aiutano, tra virgolette, ad avere un maggiore grip per afferrare il bilanciere. Quindi Matteo andrà ad utilizzarle. È anche consentito nelle gare di strongman l'utilizzo di un corpetto. Quindi la differenza qual è? Che chi fa strongman o comunque anche powerlifting ha come obiettivo la prestazione, quindi cercherà di caricare il più possibile e di diventare il più forte possibile, mentre chi fa bodybuilding non è detto che in quel determinato allenamento si sta allenando per la forza, ma magari vuole sfruttare di più il fatto di distruggere le fibre per diventare poi più grosso. Nel powerlifting bisogna essere impeccabili con la tecnica, mentre nello strongman quello che ci interessa proprio a livello di disciplina funziona così: portare il peso dal punto A al punto B. Poi tu puoi inforcarlo, quindi puoi strusciarti il bilanciere sulle gambe, diciamo
Non è un errore farlo, ma nello strongman è consentito, quindi alcuni atleti lo fanno. Quindi se voi vedete Matteo fare la tecnica in un modo un po' a modo suo, è perché è consentito nel suo sport, quindi lui può farlo. Non è da prendere come esempio, perché lui comunque è un atleta professionista, non è un principiante. Quindi se voi siete dei principianti, mi raccomando, tecnica sempre corretta e dovete fare veramente molta attenzione. Quello che vedete arancione qua non è una tuta Power Ranger. Da Power Ranger e neanche di quelli che fanno i lavori sulla strada per non farsi investire dalle auto, ma è un corpetto da stacco. Però questo qui è triplo strato, quindi non viene utilizzato nelle gare di powerlifting, ma viene utilizzato solo nelle gare di strongman. Però non è che ti aiuta a sollevare di più, perché se non si sa utilizzare questo, che ha una dinamica un po' particolare l'utilizzo, ti penalizza e tu alzi di meno. Anche di l'altro. Ok. Sembra una tortura, ma si fa così. Anche io facevo così. Se no non sale. Strizza un po' le palle, vero Matte? Infatti, come vedete sotto ai leggings, i leggings aiutano a farlo scivolare in alto. Ok. Appeso come un salame. Riscaldamento 300 kg, più o meno farei un colpo o due. Sì, ma ora penso uno. E poi dopo si parte. Dai, come il vento. Allora adesso iniziamo ad allenarsi veramente, abbiamo finito il riscaldamento, faremo un 2x2 a 330 kg e vediamo come va, spero vada bene. Dai, cazzo. Incastrati bene, mi raccomando. Dai, Fatte bene, Dai, Matte, andiamo. Bella! Prendi aria! Bam! Grande Matteo! Non è fresco, ha fatto 350 kg due giorni fa. Senza corpetto. Senza corpetto. Quindi una botta sola, però una singola e basta. Però poi sono arrivato, ho refuso. Però è tanto, eh. Quindi adesso, seconda alzata. Ultima serie. Dai, Sei? Sì. Dai, prendi bene aria, casta bene, bella. E due. Bella. Ragazzi, l'allenamento di Matteo è appena terminato, l'allenamento dello stacco. Comunque vi ricordo di non abbandonare questo video, perché nelle prossime riprese del video vi mostrerò la gara di Matteo che verrà fatta tra qualche settimana. Quindi potete vedere che cosa accadrà. Io ancora non lo so, ma voi lo scoprirete tra qualche secondo. Io ragazzi spero che questo video vi sia piaciuto. Lasciate un like, lasciate un commento se volete vedere altri contenuti dove mi alleno, dove vi porto, comunque anche delle discipline diverse rispetto a quelle che pratico io. Quindi ragazzi, che dire, grazie di aver visto questo video, ci vediamo in un prossimo video. Niente, ci vediamo fra qualche secondo, io lo scoprirò fra qualche settimana com'è andata, ma speriamo che vada tutto bene e vediamo di fare questi benedetti 400 kg. E ce la metterò tutta, quello è poco ma sicuro.
Vai sotto, vai sotto.